l'ultimo giorno della Gran Slalom Cup a Porto Cervo, forse si esce, si spera. Metà equipaggio è allo skipper briefing, quindi siamo in diretta, potremmo avere notizie. Gilda si chiama la barca, Laura Denti è l'armatrice, complimenti, venite da Cagliari, barca bellissima, un Gran Soleil 42 di German Frère, come ci ricordava giustamente. Allora, raccontaci un po' la tua storia velica, l'equipaggio, da chi è formato. Cioè pure... L'equipaggio è formato, siamo tutti praticamente giovanissimi, c'è mio figlio e mia figlia, il loro istruttore di vela, mio compagno, degli amici di barca. E tutto nasce da un sogno, un sogno che poi dopo nel tempo si è realizzato e niente, siamo qua. Molto felici di essere qua, ospiti dello Yacht Club di Costa Smeralda e Cantieri del Pardo. Una bella famiglia, ci siamo trovati molto bene, ci ha sorpreso, nonostante il tempo, vabbè, che ci ha sorpreso ugualmente. Quella sorpresa non manca mai. Te quanti anni hai? Ne ho 12. Senti, vabbè, la liberatoria, tu sei la mamma, quindi automaticamente... No, l'ha firmata al padre, ma lui, senti, bravo. Ma tu vai in barca, vai sull'Optimist, no, fai altre... faccio anche windsurf, però ho iniziato facendo Open Beak e Optimist, però poi, dato che mia sorella faceva già windsurf, ho iniziato anche io e poi, vabbè, la passione ti guida anche al sogno. La passione ti guida, ma che bello! Ti piace andare in barca con questa sì, barca sì, qua? Che ruolo hai a bordo? Allora, io sono il tattico. Aspiterina! Organizzo strategie e tattiche per la regata, quindi partenze. Non strategia e tattica, proprio al plurale, strategie e tattiche, in quantità, ma non ci facciamo mancare niente. Quindi decido un po' io la partenza, poi però anche mi confronto con gli altri, perché è importante anche sentire il parere degli altri su come partire. Hai capito? Ragazzi, vabbè, voi a bordo praticamente dipendete da lui. Esatto. Fatti vedere dalla telecamera. Noi praticamente abbiamo il nostro tattico e la nostra timoniera. La nostra timoniera che adesso non c'è, che è una ragazza di 13 anni, Andrea Laura. Che bello. E il nostro tattico che ne ha 12. Vabbè, ragazzi, è una barca stupenda, Gilda. Io faccio solo finta di esserne il comandante, fingo bravo, e basta. Fai il comandante, quei comandanti della volta. Vi dico soltanto che i ragazzi si sono giostrati portando sulla barca 38 nodi di raffica durante la notte. Quindi la nostra regata è già fatta. Beh, questo è un merito dei ragazzi, merito pure della barca, che evidentemente... La barca sicuramente tiene e tiene senza nessun problema. Anche perché poi è una barca, diciamo, se guardi i Gran Soleil recenti, questa è una barca, diciamo così, uno yacht quasi come sì, disegno. Sì, totalmente differente come design, ma anche la portanza in mare è completamente differente. Io preferisco questa alle nuove... Sì, c'è proprio una logica, una filosofia, un modo di navigare diverso. Sì, questa sì, era... Slanci a prua e a poppa, più strette, adesso le barche sono tutte larghe, tutte con la poppa aperta. Piatte, sì, sì, danno... Dà anche un senso di sicurezza anche per i ragazzi. Bravo, lo volevo dire, di protezione nel pozzetto. Sì, no? Sì, sì, e sì, poi sì. Mi dicevi che tiene bene il mare, perché se 38 sì, nodi tiene. Portata dai ragazzi. È partita con il mare in tempesta, è stata portata giù dal mio compagno e Andrea Podda e degli altri amici. È arrivata giù da Lerici, che sa solo lei come è arrivata in Sardegna. E niente, anche questo viaggio è stato abbastanza tormentato. E adesso, dopo la Gran Soleil Cup, ritornate a Cagliari? Sì, com'è sì, il programma o restate qua un po' in vacanza? No, ritorniamo a Cagliari e ci prepariamo per la prossima regata. Bravi. Senti, è Luna Rossa? E Luna Rossa se n'è andata da Cagliari. Speriamo bene. Sì, speriamo benissimo, non bene, però la potevamo avere in casa invece. Vabbè, magari vincendo la Coppa America la difesa sarà magari a Cagliari. Speriamo. Va bene, Gilda! Forza ragazzi, ciao, alla prossima. Grazie. Arrivederci.